Propongo questo esercizio trovato in rete. Si spaccia essere un difficile, complicato problema richiesto in India, un problema indiano. In realtà si tratta di un'espressione riguardante addizioni, sottrazioni e potenze nell'insieme dei numeri interi. A mio avviso dovrebbe essere agevolmente risolta da studenti di scuola superiore, direi anche del primo anno. Si tratta di essere attenti all'ordine e alla priorità che ha ciascuna operazione rispetto all'altra. Meno 1 alla 0 più 2 alla 0 meno 3 alla 0. Calcolo la potenza 1 alla 0 che è pari a 1, il segno meno rimane qui davanti, non è coinvolto nell'elevamento a potenza. Più 2 alla 0 è ancora il numero 1, meno 3 alla 0, calcolo meno 3 alla 0 che è pari a 1 e lascio il segno meno. Ho quindi meno 1 più 1 meno 1. Se non erro, il risultato è meno 1. Ritengo comunque diversi potrebbero andare in difficoltà con un'espressione di questo tipo. Credo quindi il consiglio, ecco, che mi sento di dare è quello sempre di valutare quando si eseguono calcoli contenenti le potenze, bene quale sia la base delle potenze. E quindi chiedersi sempre a cosa fa riferimento uno specifico esponente. Quindi valutare bene se il segno o meno di una base va a far parte di una base e quindi deve essere considerato nell'andare a eseguire una potenza, che comunque ha priorità rispetto ad addizioni e sottrazioni. Tirando le somme, questa espressione altro non è che il numero meno 1. Vi ringrazio quindi per l'attenzione, vi mando un caro saluto e vi do appuntamento al prossimo video.